Sì, la soddisfazione, quando inauguri qualcosa c'è sempre la soddisfazione. In questo caso lo assume ancora di più, essendo l'ultima mia inaugurazione dedicata ai Cavalieri d'Italia, che peraltro è un'associazione benefica senza scopo di lucro, che fa solo del bene, e quindi a maggior ragione la soddisfazione dei titolari. È stato un iter burocratico discretamente lungo, perché ha avuto bisogno di tutte queste autorizzazioni, e la preoccupazione di non riuscirci davvero c'era stata, mentre invece credo che oggi siamo riusciti a fare, il tempo peraltro è stato benevolo, la partecipazione della gente dopo la messa altrettanto, per cui credo una giornata positiva che chiude un mandato di 10 anni, io lo definisco positivo. Lo sviluppo di questa fantastica stazione sta nell'equilibrio. Noi abbiamo delle zone qui che possono essere dedicate a una rivisitazione, così chiamiamola, di edilizia sociale, di edilizia che possa permettere un equilibrio in quello che è lo sviluppo del territorio, mantenendone comunque la ricchezza. Pensare di non fare nulla, pensare di non fare niente, secondo me è un assurdo. Credo invece che monitorare, controllare e permettere comunque anche la realizzazione in alcuni punti di struttura al servizio della collettività, che vadano a riqualificare in modo particolare il Lido di Nonato, la zona Lido e quella strada statale che, vedendola così tra due guardrail, è un assurdo, credo che debba essere perseguito, debba essere fatto sempre con l'attenzione rispetto, perché quando io sento parlare di cementificazione, io qui non ho ancora visto una gru, però qualcuno probabilmente, siamo in campagna elettorale, va tutto bene. Ad oggi credo che riequilibrare, ma permettere anche la realizzazione di strutture, come ho detto prima, che siano al servizio della collettività, intendo dire anche alberghi o quant'altro, credo che possa essere il punto vincente per questa frazione qui, nel rispetto totale di quella che è il monumento dell'abbazia, che va assolutamente rispettata sia da un punto di vista territoriale sia da un punto di vista dei coni visivi. Ma ripeto, il non fare nulla pensando che tutto stia bene così, credo che sia il modo più sbagliato di affrontare la politica e l'amministrazione.